Ed eccoci con Cristian Scagnelli. Cristian, ormai sono anni che corriamo, che veniamo qua a bellare, è il sesto anno consecutivo. Di anno in anno voi riuscite ancora a perfezionare, a migliorare quello che sembrava impossibile anche l'anno scorso. Grande festa della motonautica, grande partecipazione del pubblico, direi che cos'altro potevi chiedere? Anche il tempo questa volta, anche il meteo, forse troppo caldo, ecco, se vogliamo, se troviamo il difetto, troppo caldo. Sì, due giornate splendide, veramente caldo, ma questo non è un problema. E due giornate di mare veramente belle, due belle gare, direi un ottimo avvio di campionato italiano endurance, che solitamente qua a Bellare non ha mai mancato di essere presenti. Peccato per gli equipaggi che purtroppo ci hanno dovuto lasciare di corsa per problemi vari, però ci hanno ringraziato tutto quanto, sono dovuti partire perché venivano anche da lontano. Un'edizione particolare perché l'abbiamo dedicata come sempre al nostro amico Piero Fusconi, che dal cielo ci ha protetto anche oggi. Abbiamo aggiunto quest'anno un trofeo nuovo, il trofeo Antonio Soccol, che per noi, per Bellare, per la motonautica italiana e forse anche mondiale. Anche per la nautica italiana. Assolutamente sì, è stato un punto di riferimento importante e lo sarà sempre. La cosa che più ha caratterizzato forse questa edizione è la raccolta fondi per le popolazioni terremotate dell'Emilia. Avremo oggi alle prime azioni il sindaco di Finale Emilia, che verrà a ritirare quello che abbiamo, quanto abbiamo raccolto e quanto ci trova la Regione Marina attraverso gli amici e i suoi soci ha raccolto, perché è importante la solidarietà abbinata alla motonautica ancora di più. Ecco, questo noi ci uniamo ai complimenti per quello che avete messo, per quello che avete fatto e per quello che avete realizzato in questi due giorni. Una festa che non è ancora finita, adesso le barche stanno venendo a terra, poi ci saranno le premiazioni, perché è importantissimo ricordare che sono due gare valide per il campionato italiano, quindi qua adesso ci sono dei team che si giocheranno poi l'italiano. Sì, esattamente, qua la formula di quest'anno è in quattro gare, quindi diciamo che siamo arrivati al 50% di questo campionato italiano. Assegneremo il trofeo Fusconi, salvo problemi, al titolare in carica del campionato del mondo Enrico Marani, che qui ormai è di casa. Infatti stavo per dirti, perché oggi voi facevate il tifo per il gommone, ricordiamo, il 33 costruito dalle mani di Fusconi, o per Enrico Marani, che comunque rimane il vostro pilota di casa. È chiaro che vedere passare l'S33 è sicuramente ancora molto emozionante, ancora adesso la pelle d'oca. Enrico Marani, nonostante corra per il club il Mila, è comunque un amico, sempre qua a Bellaria, per noi è un punto di riferimento importante, e anche perché viene da Modena e ieri, e penso anche oggi, dedicherà questa vittoria ai suoi concittadini e a tutta l'Emilia, che veramente è stata duramente colpita. Quindi diciamo, grazie alla motonautica, ma anche alla solidarietà, veramente quest'anno grazie. Noi ringraziamo voi per tutto quello che avete fatto per noi e per tutto quello che è il circo della motonautica, e ci uniamo sicuramente grazie anche alla Federazione Italiana, che con il suo apporto sempre rende possibili queste manifestazioni. Un grazie forse anche a tutte le autorità locali. Sì, l'autorità locale nella persona della Protezione Civile, del comandante Tomei, della Capitaneria di Porto locale. Perché ricordiamo, oggi siamo al 30 di giugno, al 1 luglio oggi. 1 luglio, cioè piena stagione estiva, Bellaria, cioè Costa Romagnola, non è facile tenere ordine qua davanti, perché abbiamo visto come le spiagge sono piene di gente, di bagnanti e anche imbarcazioni che vanno tenute distanti da un campo gara pericoloso, ovviamente. Sì, questa è la magia un po' di Bellaria, il fatto di avere e gli alaggi proprio sulla spiaggia, la gente sale, viene a vedere da vicino le barche, ma soprattutto guardando lo sguardo oltre gli scogli, poco dopo si poteva scorgere oggi il passaggio delle imbarcazioni. Questo è sicuramente uno degli aspetti più belli di questa gara di Bellaria. Un ringraziamento particolare alla Federazione Italiana Motonautica, che anche quest'anno ci ha concesso l'opportunità di poter organizzare una gara qua in Riviera Romagnola. From the donut shop, serving coffee with the sweetest smile in town. And she knows, she used to wear that red tee top with a spell that says I'm spinning heads around. And it works. She got a love of the beauty queen that needs no crown.
Sì, quest'anno abbiamo iniziato con questa nuova sezione che per noi è nuova, però vogliamo ogni anno cercare di incrementare qualcosa, come stiamo facendo nel diporto ogni anno, proponendo marchi e tipologie nuove di barche. Vediamo che siete dove? Sul Lago Maggiore, a Dormelletto, provincia di Novara. Certo, c'è la pagina Boat su Facebook, dal nostro sito potete anche scaricare un libro che abbiamo fatto scrivere su di noi, quindi potete scaricarlo gratuitamente. Seguiteci su Facebook, un po' su Twitter e sui vari social network che ci sono. Sicuramente adesso ascolteranno e verranno a vedere, adesso voi dovete regalare i risultati, quindi adesso bisogna tirare... Io cerco di... portare questi ragazzi, mio fratello e il nostro pilota meccanico Trotman. But I want of those guys who's just too shy, just the kind she won't give a try. But I know if love's an ocean, she's the one you're gonna drown. Maybe it's just for fun when she twists your head around. She is up so high, my favorite kind. I can't deny I like her. She is on my mind. Yeah, she's so high, she's all I find when flying. Eccoci con Guido Lasciarrea, Banca Mediolanum, che ricordiamo tra l'altro ha messo in palio anche quello che è un premio proprio per il giro più veloce, che credo tu l'abbia conquistato anche oggi, perché nonostante il problema che hai avuto che ti ha fermato la barca e non ti ha permesso di vincere anche questa gara di oggi, però la barca andava forte, il giro più veloce dovresti averlo fatto tu. Ieri grande vittoria, oggi comunque ci si può accontentare, un secondo posto difeso con i denti, perché se la barca poi si è fermata il rischio era di non arrivare al traguardo. Sì, è così, ieri tutto molto bene, oggi sempre in testa, avevo un problema di un sensore che ha spento il motore, sono ripartito, l'ho risuperato, si è rispento il motore, sono arrivato secondo, però una bella gara e devo dire lo scafo ottimo, quindi ancora una volta i complimenti a Pino Ciccia che è fantastico come preparatore. Anche perché ricordiamo, quando le condizioni sono come quelle che abbiamo visto oggi, dove la barca può esprimere il massimo del suo potenziale perché il motore gira continuamente quasi al massimo dei giri, chiaramente lì l'affidabilità del motore è determinante per una vittoria, perché si rischia di stare a piedi. Certo, infatti è andato, diciamo, tutto bene a parte questa piccola cosa. L'elettronica col caldo sappiamo quanto soffre. Può succedere, comunque l'importante è che sia andata bene, ripeto, mi fa piacere lavorando in Banca Mediolanum riuscire ad aver vinto il trofeo Banca Mediolanum e quindi ringraziamo anche lo sponsor Mediolanum che mi permette di correre, perché senza di loro chiaramente non sarei qui. Permette a te di correre e permette a tutta questa gente che abbiamo visto oggi a Bellaria di godere di uno spettacolo che avete offerto sia ieri che oggi con una esibizione veramente fantastica. Le barche hanno dato veramente lo spettacolo che ci si aspettava qua in Romagna. Bello spettacolo, perché c'era tanto pubblico, quindi tanto pubblico con tutte le barche, con la pubblicità Banca Mediolanum, è stato bello per noi di sicuro. Oggi è andata con il furgone carico di coppe su S77, Enrico Maragna accompagnato dal suo meccanico di fiducia. Siamo... Ed eccoci con il protagonista di due gare, due gare fantastiche. Qualcuno ieri diceva per fermarlo dobbiamo sparargli e in effetti qualcosa hai preso, perché la barca stava per affondare ma non ti ha fermato nemmeno un missile. No, verso metà gara appunto mi sono accorto che stavo comunque imbarcando acqua. Fortunatamente ho due pompe di Sentinel che funzionano molto bene e ho fatto metà gara con le pompe attaccate, però... sinceramente volevo arrivare, quindi ho detto vado avanti, poi al massimo mi vengono a trainare in mezzo al mare, però no, gara molto bella. Ma senti, una gara poi tra l'altro su un mare liscio, tu hai sempre detto che prediligi il mosso, ma qui oggi non c'è stata storia neanche sul liscio, cioè sei imprendibile, ma Enrico. Guarda, secondo me questa volta Piero da lassù in alto mi ha dato una mano
immensa, perché con una barca così c'è veramente, ho calato di un 30%, però secondo me lui stavolta mi ha proprio guardato da lassù, sì, e questa la dedico proprio a lui con cuore. Noi ci uniamo a questa dedica. Ieri abbiamo visto che tra l'altro rientrando hai avuto anche un problema, perché il caldo torrido di questi due giorni ha messo a dura prova, abbiamo visto diversi piloti e tu ieri sei stato tra quelli che hanno subito proprio il caldo. Guardate, ieri era stata una cosa impressionante, proprio era ma un forno dentro lì. Poi devo appunto ringraziare anche la Protezione Civile, la Croce Rossa, perché guarda, state tutti veramente bravi e mi hanno fatto tutto quello che devo fare e guarda, devo proprio ringraziare tutti. Anche qua è bell'area, location fantastica, tutto perfetto. Infatti proprio Tu qua giocavi in casa, ricordiamo, sei qua della Romagna, sì. E abbiamo visto un pubblico veramente che raramente incontriamo con la motonautica, un grande entusiasmo, grande partecipazione, tantissima gente. Sì, qua è bell'area, comunque abbiamo sempre un pubblico che è fantastico, bello e caloroso, proprio ti carica. Poi il circuito è stato avvicinato, quindi dalla spiaggia. Difatti come ripeto, è un grazie all'organizzazione, perché quest'anno ha fatto proprio una cosa fantastica, bello, quindi meglio di così appunto non si poteva fare. Senti, adesso con queste due vittorie hai opzionato l'italiano, perché sei partito in quarta, hai già vinto il mondiale, dopo ci vedremo a Como per l'europeo, insomma quest'anno si punta a fare una tripleta. sì, vorrei vincere anche a livello europeo. Noi ci siamo al 100%, poi dopo vediamo. Ricordo di S61, Luca Tagliapietra e Fabio Pellerelli. Luca, dopo il mondiale ci voleva veramente una grande prestazione, bell'aria, due gare, due podi, ieri il terzo, oggi il secondo, la barca finalmente sta cominciando a darti quei risultati che tu volevi, ricordiamo che stavi cercando anche un affiatamento con quello che è Fabio, perché la coppia è nuova quest'anno, oggi grande festa perché la barca ti ha dato quello che volevi. Sì, la barca sono riuscito a capirla un attimino, mi manca ancora un po' di giri motore, perché avevo un problema con l'elica non riuscivo a portare la barca a 6.000 giri, ero sempre sui 5.2, 5.4, quindi mi mancava un po'. Hai visto che hai dovuto anche difenderti, perché a un certo punto c'era comunque un ritorno da parte di Giovanni Micheli con l'S68, però tu stavi gestendo il tuo secondo posto, quando hai visto che si avvicinava? Sì. l'ho visto sui specchietti, e quando l'ho visto sui specchietti ho alzato un altro po' il dream e la barca è andata. Difatti ho visto anche che toccavo i 70 nodi, quindi andava la barca, guarda, veramente bene, sono molto contento. Anche dell'affiatamento con Fabio è un ottimo copilota, e stiamo crescendo, un po' alla volta stiamo crescendo e vediamo cosa succede. P5, la coppia De Simone Davini, più alto, bravi. Siamo con Fulvio De Simone, un veterano della motonautica che ha già conquistato tanti titoli importanti nelle varie categorie, ricordiamo anche in offshore, e con Daniele Davini, il tuo nuovo copilota per il Team Max, che alle nostre spalle questa imbarcazione, questo arancione spicca moltissimo, ieri un secondo posto, oggi la vittoria. Avete invertito quello che è stato il risultato per quanto riguarda Guido Lasciarrea, quindi siete praticamente primi in classifica a parità con Guido Lasciarrea. Due gare importanti per partire con questa nuova avventura del Team Max. Sì, innanzitutto dobbiamo ringraziare Massimiliano Bertolucci, che ha veramente un team eccezionale, una preparazione perfetta, la barca è stata perfetta tutto il weekend, non abbiamo avuto nessun problema. I miei copiloti in realtà sono due, sono Daniele Pessetti e lui, Daniele Davini, tutti e due Daniele, sono due ragazzi al loro esordio in competizioni motonautiche, si sono comportati benissimo, sono stati degli ottimi copiloti. In gare come questi, circuiti corti, è fondamentale avere un copilota che ti segnala alle boe i passaggi delle altre imbarcazioni. Siamo andati molto bene, siamo in crescita, perché la barca per la prima volta l'abbiamo provata insieme ieri, quindi subito un secondo posto, oggi un primo posto e adesso aspettiamo le finali a settembre, ma soprattutto dobbiamo ringraziare Massimiliano Bertolucci. Fulvio, adesso ci sarà da vedere a San Felice Circeo, perché la battaglia è iniziata, avete ancora due gare per puntare alla vittoria finale che è alla portata di mano, perché siete primi insieme a Guido Lasciarrea, quindi ve la dovete giocare con lui. Sì, i nostri rivali sono fortissimi, voglio ricordare anche Lucio Stefani,
ci sono altre barche sicuramente molto molto competitive e questo è anche il bello di questo campionato. Siamo tutti vicini, abbiamo corso in gara tutti a 20-30 secondi di distacco tutti quanti, quindi quando è così una classe vuol dire che è giusta, che la federazione insomma è riuscita a mettere giù un campionato con diciamo, livelli che si equivalgono. Questo aiuta lo sport, aiuta tutti noi a essere molto più interessati poi alla categoria, anche chi si avvicina, ripeto, i ragazzi sono molto interessati alla categoria competitiva. Soprattutto a quello che abbiamo visto, un grande pubblico, bell'aria, una cornice fantastica, centinaia, migliaia di persone dalla spiaggia, dal canale, era veramente, sembrava di essere un tifo da stadio, che stasera tra l'altro si verificherà con la finale di Coppa d'Europa per quanto riguarda l'Italia, qua sembrava quasi uno stadio. Bell'aria e Viareggio sono le due forse città in Italia che hanno più pubblico. Viareggio aggiungiamoci anche Como, dai. Anche Como, vabbè, dicevo sul mare, sì, sul mare senz'altro, Bell'aria, Viareggio, Como anche. Bene, siamo con Mamo Crespi, con questa splendida barca e soprattutto con Manuela Procaccini, la tua nuova copilota, ricordiamo un passato che nel DNA la famiglia è una famiglia che di tradizione ha sempre corso in motonautica e con lei due terzi posti, una bellissima. Guarda, dopo 56 anni si è riformato l'equipaggio Crespi Procaccini, perché suo papà e mio papà hanno incominciato nel 56 a correre insieme e arrivavano da una famiglia di motonauti. Per quindi cui non è solo una tradizione di motonautica, ma addirittura c'è un passato proprio legato alle due famiglie. Le due famiglie, tutte e due di motonauti, suo papà è stato anche vicepresidente della Federazione Italiana, e per cui è stato bello rifare dopo 56 anni l'equipaggio, ecco. Ecco Manuela, cosa si prova a correre su un'imbarcazione come questa, tra l'altro firmata da Chicco Vidoli, che ricordiamo oggi protagonista, perché tra l'altro abbiamo visto anche l'altra barca di Chicco Vidoli finalmente conquistare il podio che meritava e voi avete portato questa barca sul terzo gradino. Ma è un'esperienza bellissima, stupenda la barca, Mamo è bravissimo, oggi ha dimostrato anche le sue capacità di pilota da circuito, trovando le traiettorie perfette, le boe virate belle strette, veramente un'emozione grande, bello, sono contentissima della barca, Chicco è sempre stato un grande e ha fatto un'altra barca grandiosa. E poi avete superato anche la prova del caldo, perché qui c'è stata gente che oggi veramente faceva fatica a arrivare in fondo, il caldo siamo intorno ai 38 gradi, non è facile rimanere concentrati e portare la barca ogni giro a fare quello che deve fare quando poi si sta veramente subendo quello che è un caldo torrido. Chiaro. Beh, insomma, il fisico l'abbiamo ancora, nonostante l'età, soprattutto per me. La barca va bene, però va molto meglio sul mosso che non sul liscio, perché è una barca molto lenta sul liscio, per cui ci aspettavamo il mare mosso. Che è una barca, ricordiamo che è una barca che di poppa è abbastanza larga e ha una sua stazza. Più larga rispetto alle altre, certo. Ecco, adesso ci sarà due terzi posti, ci sarà San Felice Circeo. Lì ci si giocherà le ultime due gare dell'italiano e sarà determinante ovviamente per poi vedere come andrà, perché ricordiamo che la classifica cambia a seconda poi di chi arriva al traguardo, perché come si dice sempre bisogna prendere la bandiera a scacchi sempre. Beh, certo, speriamo in San Felice ci sia un mare un pochino più mosso. Sicuramente è più mosso l'Adriatico. Noi daremo il 100% come oggi e vediamo, speriamo. Il mondo secondo me è comunque un'impresa, anche perché veniamo comunque. È una barca che ha vinto tutto, ha vinto anche il mondiale del 2004. A Napoli non esiste ancora una marina, si continua. Prima il Mediterraneo e poi l'Oceano Atlantico.